Buona giornata a tutti e bentornati sul canale. Per la slarbata di oggi, una barba di 3 giorni, ho preso un nuovo stick, uno stick della Taylor, il classico Sandalwood, che praticamente adesso andremo a scoprire insieme. È coperto da una protezione di plastica che vado a togliere, e si presenta come molto uno stick molto molto dal caratteristico appunto profumo sandalwood elegantissimo, eh? E quindi andremo a provare questo sandalwood della Taylor. Oh. Poi voglio tornare ad utilizzare il Fatip Open Comb, che vado subito ad armare. Fatip Open Comb, rasoio diciamo aggressivo tra virgolette, quindi ci vuole una sempre valida ottima astraverde, che è una lametta che in qualche modo attenua il diciamo la performance del Fatip. Ecco qui, quindi vado ad armarlo. Perfetta simmetria. Insomma, che succede? Però un po' di asimmetria, la solita problematica del Fatip, ma si risolve con un po' di attenzione. Ecco qui. Ok, allora non mi resta che inumidire il volto. E procedere, vediamo un poco con questo stick che scivola bene. Un'altra cosa. È tutta un'altra cosa rispetto agli stick che sono abituato a conoscere. Già il fatto, diciamo, la facilità con cui scivola sul volto non c'è che dire. La solita qualità Taylor. Non si sbaglia con Taylor. Sentore caratteristico, autunnale, invernale. Di certo da non utilizzare una stagione estiva, ma adesso oramai ci siamo, l'autunno è arrivato. Ok, allora andiamo con il Fatip Open Comb armato di Astra Verde.
Prima passata, andiamo a risciacquare. Insaponare nuovamente. Contropelo. Ecco qua. Sempre molto efficace il FATIP. Infatti si fa sentire persino armato di una lama tranquilla come a Stravere. Allora, vado a risciacquare, passiamo poi alle considerazioni finali. Profonda, l'ho sentita tutta, sentita tutta, ma d'altra parte quando si utilizza il fatto tipo open comb è diciamo inevitabile. Profumo di questo sapone molto caratteristico, molto persistente, si avverte, si avverte proprio che è Cantalwood, è molto molto persistente, il legno di sandalo si avverte, nettamente si avverte e ci spinge in quel clima appunto che vi dicevo, autunnale, invernale, per cui diventa, ma più in là si va avanti con l'autunno e l'inverno, più diventa piacevole. Intanto risciacquo il pennello, più diventa piacevole, diciamo, percepire questo sentore di sandalo, legno di sandalo. E che dire, è davvero
ottimo sapone, davvero un ottimo sapone. E poi lo stick è comodo per i viaggi, sono 75 millilitri, molto bello, molto, molto elegante anche da vedere. E un'altra cosa rispetto agli altri stick che ho, molto, diciamo, un'altra qualità, veramente un'altra qualità. Va bene, non mi resta che chiudere con un dopobarba, a questo punto Scottish Spirit di Epsilon. Anche questo molto autunnale. Mondiamo perché. Molto molto bene. Allora, quindi diciamo davvero una bella sbarbata, sono soddisfatto e sono soddisfatto di aver comprato questo stick che secondo me, oltre ad essere utile per i viaggi, ma è eccezionale perché è un sapone di una qualità notevole che si percepisce subito, oltre a facilitare appunto lo scorrimento della lama del rasoio sul volto, ma restituisce una piacevolezza anche a livello olfattivo che è straordinario. Io vi saluto e ci vediamo per un prossimo video.